stimati amici di Smart Revolution, protagonista quest'oggi della nostra recensione è il Sony Xperia M5, smartphone dell'azienda giapponese lanciato per la fascia media-medio-alta del mercato. Ce l'ho con me da qualche settimana e oggi sono pronto a dirvi come va. Costruzione ed ergonomia. La scocca di questo Sony Xperia M5 è realizzata in policarbonato, però devo dire che Sony ha utilizzato in maniera molto saggia questo materiale, perché il touch and feel è assolutamente buono. Devo dire che è assolutamente piacevole toccare questo Xperia M5. Fra l'altro, guardate la chicca degli angoli separati dalla scocca, cioè sono un pezzo unico sempre in policarbonato ma sono separati dal resto della scocca, e questo chiaramente aiuta nella protezione agli urti, un aspetto che potrebbe risultare decisivo soprattutto in alcune cadute. In più è certificato IP68, quindi potrete immergerlo fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti, un qualcosa da non sottovalutare. Molto compatte anche le dimensioni alla fine, perché troviamo 145 mm x 72 mm per appena 7,6 mm di spessore. Certo, ci sono smartphone più sottili, ma devo dire che queste dimensioni unitamente ai 142,5 grammi di peso totale lo rendono davvero comodo da tenere in mano. Vedete, io ho le mani sì particolarmente grandi, però tutto sommato riesco praticamente a raggiungere il display con un dito quasi tutte le sezioni del display. Peccato per questa cornice inferiore abbastanza larga, perché se Sony fosse riuscita a limare ancora un po' questa cornice inferiore, chiaramente quella superiore non è possibile limarla in quanto c'è l'ampia fotocamera anteriore, ecco, probabilmente sarebbe stato ancora più compatto e quindi ancora più comodo da tenere in mano, ma devo dire una parte costruttiva assolutamente convincente. Prestazioni. Nonostante sia stato lanciato per la fascia media, medio-alta del mercato, questo Xperia M5 ha un hardware davvero di assoluto rispetto, perché troviamo una CPU MediaTek Helio X10 a 2,5 GHz, coadiuvata da 3 GB di RAM e da una GPU PowerVR G6200, fra l'altro 16 GB di memoria espandibili tramite microSD. Devo dire che questo hardware permette davvero allo smartphone di girare in maniera fluida praticamente in qualsiasi condizione. Certo, se cominciamo a metterlo particolarmente sotto stress, per esempio con qualche gioco, notiamo qualche piccolo rallentamento, ma davvero niente di particolare. Fra l'altro, vi faccio vedere la navigazione web. Siamo sul sito del Corriere, richiediamo il sito desktop, vi faccio vedere l'ottima velocità di caricamento. Siamo sotto rete wifi, ma come potete vedere è stato davvero fulmineo, e la navigazione web è davvero buona. Come potete vedere non ci sono particolari rallentamenti, ottimo il pinch to zoom, possiamo anche metterlo particolarmente sotto stress, però insomma devo dire che questo Xperia M5 risponde bene praticamente in qualsiasi condizione, quindi davvero un ottimo lavoro svolto da Sony. E del resto non è così usuale trovare in un medio gamma 3 GB di RAM, che effettivamente riescono a fare la differenza unitamente alla buona CPU, perché davvero questo M5 convince appieno anche per quanto riguarda le prestazioni. Display. Sulla parte frontale troviamo questo display da 5 pollici con risoluzione Full HD, realizzato in tecnologia IPS. Abbiamo impostato la luminosità al massimo, come potete vedere è molto luminoso, ottima la risoluzione del display anche in questo caso, considerando che stiamo parlando di un prodotto lanciato per la fascia media del mercato, quindi davvero Sony non ha tralasciato alcun dettaglio per questo Xperia M5. E devo dire che il fatto di aver realizzato questo display con la tecnologia IPS è un qualcosa che io apprezzo particolarmente, perché a me piace tantissimo avere questi display che riproducono i colori in maniera più naturale rispetto ai Super AMOLED. Guardate, questa è la nostra griglia dei pixel, queste sono le nostre palette colori. Certo, non abbiamo i neri assoluti dei Super AMOLED, però guardate, è davvero un ottimo display, quindi davvero un ottimo lavoro da parte di Sony. Vi faccio anche vedere il nostro video in 2K. Passiamo un attimo la voce, il volume,
eccolo qui, guardate, molto bello da visualizzare su questo display, è davvero un'ottima unità questo display da 5 pollici, e guardate come questo video, nonostante sia nativamente in 2K, venga visualizzato senza alcun rallentamento da questo Xperia M5. Voler ulteriormente sottolineare le ottime prestazioni di questo prodotto praticamente anche in qualsiasi condizione, anche quando lo andiamo a spremere un attimino di più, quindi davvero un plauso per persone. Molto buono anche il vetro oleofobico di questo display, non trattiene particolarmente le impronte. Ecco, l'unico appunto è che è leggermente riflettente, quindi sotto la luce diretta del sole in alcune circostanze si fa un po' di fatica, ma davvero niente di trascendentale. Audio e multimedia. Sony colloca lo speaker di questo M5 sul lato inferiore, è uno speaker mono. Vi faccio sentire con la nostra solita elevation l'audio. Quindi insomma un audio buono a livello di volume, certo ci sono smartphone che riescono a riprodurre l'audio con un volume ancora superiore, però insomma sicuramente non vi perderete mai le notifiche perché è sufficientemente elevato. Certo, da un punto di vista qualitativo non abbiamo una particolare qualità audio, devo dire che sicuramente gli speaker stereo in altri modelli aiutano molto di più, però insomma tutto sommato si tratta di un buon altoparlante. Fra l'altro questo M5 integra la tecnologia Iris Audio, che è una tecnologia che Sony sta inserendo nei suoi dispositivi, che lavorando in abbinata per esempio con delle cuffie Iris Audio, come per esempio le mie Sony MDR1A che recensirò a breve, restituisce diciamo un'esperienza audio in cuffia particolarmente performante, quindi un qualcosa da tenere in considerazione qualora utilizziate il vostro smartphone per sentire molta musica attraverso le cuffie. Inoltre la parte multimediale è ulteriormente esaltata dalle solite applicazioni multimediali che Sony inserisce sui propri prodotti e che sono sempre particolarmente convincenti. L'applicazione musica l'abbiamo vista, l'applicazione album, l'applicazione video. Quindi insomma da questo punto di vista una multimedialità che si va a completare quindi anche con la parte software. Autonomia. L'azienda giapponese integra una batteria da 2600 mAh, ovviamente non rimovibile. Diciamo che è un amperaggio non particolarmente elevato per un 5 pollici, nei 5 pollici abbiamo visto anche degli amperaggi decisamente più elevati, però l'ottimizzazione software su questo prodotto permette quasi sempre di poter coprire la giornata lavorativa anche sotto stress. Io sono riuscito sempre a fare le 4 ore e mezza di display acceso, che sono comunque un buon dato per le 2600 mAh. Chiaramente non dobbiamo dimenticarci che Sony anche su questo prodotto integra la modalità stamina, che potete vedere qui, che è molto efficace da un punto di vista software, quindi magari con giornate particolarmente stressanti potete aiutarvi con la modalità stamina e sicuramente riuscirete a coprire la giornata lavorativa. Software. A bordo di questo Xperia M5 troviamo Android nella versione 5.1 Lollipop con la patch di sicurezza di febbraio 2016. Ora sicuramente questo Xperia M5 verrà aggiornato a Marshmallow, fra l'altro è stato già avvistato in alcuni mercati per questo M5, però insomma devo dire che anche con Android Lollipop lo abbiamo visto, gira assolutamente bene. Fra l'altro Sony ci ha abituato a fare una personalizzazione non troppo invasiva di Android, troviamo infatti Android quasi stock in molti punti, tipo per esempio il multitasking, proprio il classico di Android, oppure le tendine delle notifiche, lo abbiamo visto, eccole qui, questa è proprio la tendina classica di Android, però poi Sony introduce delle chicche che in qualche modo vanno a colmare le lacune che oggettivamente Android stock ha. Per esempio, premendo il tasto multitasking, troviamo queste quattro piccole iconcine che praticamente ci permettono di aprire queste mini app flottanti che possono essere molto comode in tanti frangenti. Per esempio, ecco questa calcolatrice, se stiamo utilizzando lato business questo Xperia M5 può sicuramente tornare utile, ma non abbiamo solo la calcolatrice, abbiamo anche questo piccolo browser
che si apre, quindi potremo poi allargarlo al nostro piacimento e continuare la navigazione web magari facendo altro. Fra l'altro, ecco, anche qui possiamo aprire il sito del Corriere della Sera, richiedere il sito desktop. Come potete vedere, viene gestito senza alcun problema anche questo browser flottante. Richiediamo il sito desktop e guardate che la velocità di caricamento è assolutamente buona. Guardate come è fluido anche aprendo questa app flottante, con il sistema che continua quindi a girare tranquillamente senza alcun rallentamento. Questo a voler ulteriormente sottolineare le ottime prestazioni di questo prodotto. Fra l'altro, ecco il classico menu delle impostazioni tipico di Sony, quindi insomma, come al solito, una personalizzazione di Android coerente fatta da Sony e una parte software che è sempre convincente nei prodotti dell'azienda giapponese. Fotocamera. Sul retro troviamo questa fotocamera da 21 megapixel con singolo flash LED in grado di girare video fino alla risoluzione 4K. È davvero un'ottima fotocamera, devo dire che Sony sta lavorando davvero bene nel comparto fotografico. Chiaramente da un punto di vista prettamente software troviamo tutta la parte software che Sony ci ha insegnato a conoscere nei suoi prodotti, quindi ecco la possibilità per esempio di avere le API aperte della fotocamera e quindi di avere tutte queste funzioni molto 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 simpatiche. Chiaramente, come sempre, vi abbiamo inserito nella recensione scritta alcuni sample fotografici per potervi rendere conto voi stessi di come scatta le fotografie questo M5, ma vi posso garantire che scatta delle ottime fotografie. L'unico appunto che mi sento di muovere è la velocità dello scatto, che insomma potrebbe essere leggermente più veloce. Attenzione, non stiamo parlando di uno scatto lentissimo, però insomma ci sono sicuramente prodotti che riescono a fare meglio da questo punto di vista e forse è un qualcosa su cui Sony può lavorare lato software. Sulla parte frontale troviamo poi questa fotocamera da 13 megapixel. Effettivamente Sony ha puntato molto nel concetto dei selfie su questo M5, quindi anche con la fotocamera frontale farete delle ottime fotografie e ve lo faremo vedere ovviamente poi nella parte scritta, potete andarlo a vedere nel link che vi ho messo nell'info box. Peccato per l'assenza del flash frontale o magari di una funzione simile a quella vista sugli iPhone, ovvero il flash, diciamo lo schermo che si trasforma in una sorta di flash software. Dico peccato perché comunque con una fotocamera da 13 megapixel votata ai selfie, poter avere il flash frontale poteva come dire essere quel quid in più, soprattutto per alcune categorie di utenti. Ricezione. Infine, la ricezione. Davvero buona, non ho avuto alcun problema. Questo è uno smartphone che davvero ha una ricezione del segnale eccezionale. Ora chiaramente qua non ho la SIM inserita, però io ho Vodafone come operatore e insomma devo dire che non ho avuto alcun problema. Fra l'altro è dotato di connettività LTE fino a 150 megabit per secondo, quindi nonostante sia un medio gamma troverete anche la 4G, ma diciamo ormai la 4G è un po' uno standard anche su dispositivi di fascia ancora più bassa. Fra l'altro molto buona anche la ricezione del wifi, troviamo un wifi a BGN classico, per cui insomma devo dire che da questo punto di vista non segnalo particolari problematiche e quindi un'ottima parte telefonica per questo Sony Xperia M5. Conclusione. È abbastanza strano parlare di questo Sony Xperia M5 come di uno smartphone medio gamma, perché come avete potuto vedere dalla recensione si tratta di un prodotto che convince a 360 gradi sia da un punto di vista delle prestazioni sia da un punto di vista dell'esperienza utente in senso stretto. Del resto l'hardware parla chiaro: 3 GB di RAM, CPU Helio X10, display Full HD IPS, fotocamera da 21 megapixel. Insomma, non manca davvero nulla a questo smartphone, nonostante appunto sia stato concepito per la fascia media del mercato. L'unico aspetto che in qualche modo fa percepire questo fatto appunto di essere stato concepito per la fascia media sono appunto i materiali. Non abbiamo ovviamente dei materiali nobili come ci si può aspettare da un top gamma, abbiamo questo policarbonato, ma comunque è un policarbonato assolutamente ben realizzato da Sony, quindi davvero un prodotto convincente a 360 gradi. Ancora una volta però l'azienda giapponese è caduta secondo me in alcuni errori.
innanzitutto a livello di posizionamento di prezzo e di tempistiche nella commercializzazione, perché tra i 199 euro, che è appunto il prezzo ufficiale di listino di questo Xperia MI5, è un prezzo in sé per sé assolutamente giusto andando a guardare le caratteristiche tecniche ed effettivamente la qualità di questo prodotto. Peccato però che in fin dei conti sia arrivato concretamente sul mercato solo un mesetto fa, quindi diciamo intorno ai primi giorni di marzo, fine febbraio. Chiaramente a 399 euro in quel momento lì, quindi praticamente a fine febbraio, inizio marzo 2016, 3,99 sono un po' troppi per questo prodotto, perché allo stesso prezzo riuscite a trovare online i top di gamma del 2015 che sicuramente sono superiori rispetto all'Xperia MI5. Fortunatamente però questo prodotto sta calando a livello di prezzo e devo dire che secondo me intorno ai 349-300 euro è un vero e proprio best buy, perché davvero convince a 360 gradi. Bene, io per oggi ho concluso, ovviamente vi inserisco nell'info box il link alla recensione scritta di questo Xperia MI5 dove trovate anche i sample fotografici. Io vi do appuntamento alle prossime review e come al solito la Smart Revolution continua.